Ciao ragazzi e bentornati. In questo video vi voglio proporre un esercizio estremamente utile per andare a bilanciare tutto il lavoro che viene eseguito in intrarotazione. Quindi ci sono tanti muscoli del nostro corpo, sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore, della parte superiore del corpo, che causano l'intrarotazione dell'omero. Ok, e generalmente quello che si va a fare è tutto via che bilanciare. Quindi l'esercizio che vi voglio proporre, che era stato già accennato in un altro post nel gruppo di Lorenzo Pansini, quindi biomeccanica, resistance training, eccetera, dove si parlava di andare a eseguire una posizione di appoggio con l'omero extrarotato e con le scapole addotte e depresse. Quindi sostanzialmente questo tipo di attivazione va a disattivare, diciamo, l'utilizzo del piccolo pettorale come depressore della scapola e si va a lavorare solo sulla parte dietro. Vi garantisco che questo esercizio causa un'attivazione del deltoide posteriore e del capo lungo del tricipite che è allucinante, tanto che quando io lo faccio fare la maggior parte delle persone manifesta crampi in corrispondenza del capo lungo del tricipite, non tanto la parte che va a estendere il gomito ma quanto la parte che si inserisce sul margine ascellare della scapola e che concorre a tenere l'omero vicino alla scapola. Quindi quello che io vi chiedo è di eseguire l'esercizio come nel video con questa sequenza. Ci mettiamo in appoggio, la prima cosa che facciamo è andare a deprimere le scapole, poi proviamo a extrarotare completamente l'omero portando la parte davanti del gomito che guarda in avanti oppure addirittura all'esterno. Una volta che voi avete eseguito l'extrarotazione dell'omero, vedrete che riuscirete a mantenere la posizione di appoggio senza rimanere con la classica postura cifotica, anzi riuscirete tranquillamente ad aprire il petto. Già riuscire a mantenerla è un buon punto di partenza. A questo punto quello che vi chiedo io è provare ad alzare le ginocchia, ok, quindi andando a causare una flessione dell'anca mantenendo le ginocchia flesse a 90 gradi. A questo punto cosa succede? Che alzando le ginocchia, ok, per poter mantenere, diciamo, per poter mantenere il femore parallelo al pavimento, la tendenza sarà quella di chiudersi in avanti. Il vostro scopo è quello di riuscire a sollevare gli arti inferiori senza mai perdere l'extra rotazione dell'omero e l'adduzione delle scapole. Quindi questo esercizio, oltre ad essere estremamente utile per attivare questi piccoli muscoletti che normalmente sono molto trascurati, è un esercizio fenomenale per andare a bilanciare tutto il lavoro che viene fatto in intrarotazione. Non mi resta che dirvi di provarlo, e se quando vi allenate andate a eseguire tante trazioni, tanta panca, tante dip, tante alzate frontali, inserite questo esercizio alla fine perlomeno per bilanciare tutto il lavoro che avete fatto.